Ciao a tutti, siamo in live e siamo qui in compagnia della nostra dottoressa Angela Ganci. Ciao Angela. Buonasera a tutti, ciao. Va? Va bene, nonostante che il freddo avanza, però diciamo che siamo sempre Diciamo sul anche che pezzo, come stiamo si andando dice. verso l'inverno, non è che possiamo Esatto, pretendere il appunto, freddo, ok? avanza, certo. Dipende poi dalle altitudini, però diciamo sì, a volte si è meteoropatici, ci sono persone che diciamo, col cambiamento di tempo hanno anche, a parte le artriti, vabbè, diciamo i Lasciamo stare doloretti, queste a parte cose. l'influenza, però insomma, un po' ecco la psiche è influenzata diciamo dal tempo, però a Lasciamo parte quello, perdere i dolori cervicali, eccetera. Esatto. si procede. Ok, andiamo a fare le nostre condivisioni, Angela, come Sì, sempre. ottimo, sì. Che tanto ci troviamo la cosa nel profilo. Sì. E poi andiamo a, come si dice, a cominciare il nostro dialogo. Esatto. Allora facciamo questa Anche operazione. perché ci sono anche già tre contatti che si sono messi all'ascolto. Allora, questa qui, molto bella. Quindi si trova nella tua pagina, Sì, nella nella tua mia pagina. pagina Facebook, sì, Angela, Sì. sta sempre lì. Vai lì, ti prendi come si dice, il link e lo condividi. Ok. Allora. Ok. L'hai fatto, me lo dici così? Sì, ho già modificato la Ah. privacy, ho già fatto tutto, così almeno tu ti puoi andare a condividere. Ok. Ok. Dunque, quando sei pronta, mi dici così Sì, cominciamo. Ok. Condivido anche le mie cose. Benissimo. va bene. Allora, Angela, oggi parliamo di un argomento un pochettino particolare. Perché praticamente andiamo a parlare di separazione. Io ho fatto già Esatto. questo argomento con un avvocato molto in gamba ed è stata un'intervista molto bella quella. Però adesso parliamo del tratto psicologico di questa faccenda. Stavolta abbiamo fatto quello legale e questa volta lo facciamo Certo, sono quello. aspetti molto. Esatto. Aspetti multidisciplinari. Diciamo che sono aspetti collegati, perché effettivamente poi diciamo spesso e volentieri lo psicologo lavora insieme in equip. Tra l'altro c'è anche la mediazione familiare, che è diciamo un'opzione per cui diciamo, può fare mediazione familiare sia lo psicologo che appunto l'avvocato. E consiste, vabbè, in questo caso nel caso delle separazioni non conflittuali, nel trovare proprio un accordo civile, diciamo, civico, tra i due coniugi. Quindi nel caso, diciamo, di una separazione più morbida, più tenue, e quindi a trovare, diciamo, degli accordi sull'assegno di mantenimento, sulle visite, nel caso, diciamo, delle separazioni già decise. E quindi, cioè, gli avvocati devono anche sapere, anche avere, diciamo, i mediatori, contezza, diciamo, per esempio, di come si fa l'aspetto legale, quindi c'è anche un economista accanto, diciamo, si lavora in equipe. La mediazione familiare è molto diffusa in America, tra l'altro anche negli Stati Uniti è proprio una branca a parte, proprio come fosse giurisprudenza. E personalmente ho la qualifica di mediatore familiare,
qualifica proprio ottenuta in seguito a un master, e ci si può iscrivere anche in associazioni, cioè il mediatore in Italia non ha un albo specifico, non come lo psicologo o il medico, l'avvocato, e ci sono delle associazioni di riferimento, quindi puoi iscrivere, avendo seguito un corso biennale come ho fatto io, e occuparti qualora, cioè, diciamo che gli ex coniugi volessero, diciamo, fare mediazione perché ad accesso volontario, a seguire il percorso. Quindi diciamo che si cerca di trovare gli accordi migliori senza andare alla giudiziale, cioè alla separazione conflittuale in cui deve essere un giudice che decide e quindi dove non si riesce a trovare un accordo tra i coniugi tra di loro. Quindi diciamo nelle separazioni di cui parleremo, infatti diciamo che io parlerò soprattutto di quando le due persone diciamo hanno scoperto alla fine che la coppia è scoppiata, a proposito, e non si riesce a trovare da soli un accordo, quindi non c'è quella maturità, non c'è più che altro astio, rancore, per cui non si trova più l'accordo, e allora c'è necessaria una psicoterapia, un sostegno psicologico, e quindi nel caso in cui la mediazione, diciamo, non fallisce, comunque non è efficace. Quindi, per capire di cosa stiamo parlando, cioè, finché la Ecco. separazione è tutto sommato accettata, anche i figli non hanno delle conseguenze. Però tutto quello che tu mi dicevi, diciamo, i punti che abbiamo poi diciamo, discusso prima, cioè, i punti fondamentali, lo diciamo Certo. proprio in aperto, sono tutti sulle separazioni difficili, che sono molte. Cioè, il discorso, il Assolutamente problema non è oggi come oggi separarsi, ma separarsi bene. Cioè, sì. una Esatto. coppia, c'è cioè, un amore eterno finché dura, diceva Carlo Verdone. Effettivamente è così. Sì, aveva ragione tra parentesi, questa piccola postilla, questa piccola cosa che dico Cioè, io. vabbè, oddio, si spera che sia sempre un amore ragionato, anche perché si è visto che, per esempio, mi sta venendo in mente questo, che i secondi matrimoni sono sempre quelli che riescono addirittura ai terzi, perché, diciamo, la statistica dice questo, tu il primo matrimonio hai avuto, potresti aver avuto, magari se sei stato giovane, o chiaramente nel tempo si cambia, potrebbe fallire, potrebbe. E il secondo diventa più una scelta, perché tu comunque hai l'opzione di vita, magari sei più maturo, sei cambiato incontro a una persona, un percorso di vita simile al tuo e magari trovi meglio. Però ecco, no, questo non vogliamo dire che bisogna separarsi, però effettivamente diciamo, il percorso di vita dell'essere umano è lungo, è fatto insieme, se iniziato precocemente, può darsi che nel tempo ci siano vedute diverse. Quindi diciamo, la separazione spesso è dovuta, spesso potrebbe essere dovuta ad esempio a un cambio di opinione, un cambio di stile di vita, a una maturazione diversa diciamo, tra i due coniugi o conviventi, quello che sia. Quindi separarsi significa, da un punto di vista psicologico, innanzitutto, non tanto stare ognuno in case diverse, a parte che oggi i separati purtroppo in casa esistono per discorso, diciamo, economico. Ci sono scelte obbligate a volte per cui non c'è la possibilità proprio di pagarsi la casa, insomma, e quindi si resta insieme. E quindi questo genera dei problemi che secondo me vedremo dopo. Però la separazione è quella vera, diciamo, da un punto di vista psicologico, deve essere una separazione emotiva. Cioè, due persone dovrebbero stare separate emotivamente, cioè accettare che il rapporto è finito, che l'altro non ha colpa, che la vita è così, può finire l'amore eterno finché dura, e quindi cercarsi ognuno un proprio spazio vitale, frequentare altre donne, altri uomini, occuparsi o no, può stare singolo, occuparsi di se stessi. Non è detto che dopo la separazione che si accetta tu vuoi subito un'altra relazione, spesso e volentieri vuoi stare un po' da solo per rasserenarti, per trovare un tuo equilibrio. Però quando abbiamo raggiunto la tranquillità, diciamo, per cui l'altra persona la vedo e non mi istiga istinti omicidi, diciamo, non do a lui o a lei la Sì, che colpa, può accadere fa assolutissimamente, può cadere. accadere, Sì. sì, Non do quindi a anche lui la se è colpa. conflitto può accadere Sì, assolutamente. appunto il Ma conflitto parliamo Angela, qui. Sì. prima che continuiamo questa Sì. chiacchierata, la vogliamo Sì. vedere la sigla? Ah, sì, la sigla, ecco, diciamo che già ero Ci partita con siamo le separazioni dimenticati questa cosa, conflittuali. questo No, piccolo ma non dettaglio. permetto, anche perché questa dà un tocco, diciamo, di leggerezza a un tema. E poi è Un po', carina, c'è il balletto incorporato, devi fare, va bene, vai. facciamo il balletto Vai, incorporato anche, incorporato, va sì. bene, va Va bene, bene. ciao, vai, fai. Ok, va bene. Facciamo pure questo in balletto incorporato. Ok, ci guardiamo la sigla, oramai penso che la conosciate abbastanza. A tra poco.
Salve a tutti, Elichio presenta Omnia. Buon ascolto. Eccoci qua. Eccoci. Abbiamo fatto. Ok, allora, siamo tornati live. Esatto, stavamo dicendo, no, è giusto perché, visto che l'abbiamo fatta, a volte la metto, a volte no, una volta l'ho messa alla fine, vabbè, comunque, sono un po' così caciarona. Ok, continuiamo il nostro discorso, Angela. In caso di separazione, diciamo, non idilliaca, conflittuale, che cosa accade? Intanto, appunto, come dicevo, la separazione, quella giusta, quella ottimale, quella per cui ti separi e la tua vita continua e permetti all'altro che continui la sua, ecco, mm-hmm. Diciamo, non fai ostruzionismo, non fai vendette, non fai ripicche, vari modi, diciamo, mm-hmm. Accade che ti accorgi a un certo punto che il tuo percorso di vita, diciamo, non è più con quella persona, cioè che se prima condividevate interessi, pensieri, anche opinioni sulla direzione della tua vita, ad esempio prima progettavate una casa, ad esempio progettavate anche, ma può essere anche un lavoro in comune, comunque avevate degli scopi, adesso gli scopi, diciamo, diventano assolutamente diversi, o prima avevate delle passioni in comune, a un certo punto vedete molto poco, non solo per motivi di lavoro, magari quando vi vedete scoprite che non avete più la stessa sia passione sessuale, può anche essere, proprio quella stessa motivazione, quella voglia di vedersi, quindi vabbè, che potrebbe essere anche questo di qua, un discorso anche fisiologico dovuto a una frequentazione molto lunga, però dai quella sensazione che non sei compreso o sei sottovalutato, insomma dei campanelli d'allarme che ti fanno capire che la tua vita con quella persona è progetto di vita, una casa, anche dei figli volendo, o anche chi ha dei figli. Sull'educazione dei figli ci sono una serie di lotte dovute per esempio alle tradizioni familiari, la scelta, certo, della scuola, la scelta del catechismo sì o no, la scelta, sono alcune scelte che dovrebbero sembrare banali, ma purtroppo le scopri dopo, cioè se ad esempio tu sei molto religioso, poni caso, e tua moglie no, moglie convivente, avete dei figli, oppure siete veramente molto divergenti, molto sull'educazione, sulle regole, sullo stile di vita dare al bambino, potrebbe essere questi motivi di separazione, perché comunque i figli giustamente sono una parte importantissima della vostra vita, e non te ne puoi accorgere all'inizio perché magari sottovaluti l'educazione ricevuta, e quindi è come se parlassi due lingue diverse. Può accadere dopo pochi giorni dal matrimonio, può capitare ai primi tempi del matrimonio, diciamo, dopo tanti anni, non c'è una tempistica. Però certamente c'è la crisi del settimo anno, questo sì, cioè settimo anno la crisi coniugale di coppia, perché, non so perché, settimo anno gli psicologi con settimo anno, dico potrebbe essere, però settimo anno sono anni... di una certa entità, non sono due, non sono tre, sono sette, quindi già sono molti, ma non sono tantissimi, non sono 20, quindi è un borderline, un confine, quindi se la situazione è consolidata, non ha grandi crisi, si prosegue, se ci sono delle incrinature che già si vedevano magari al secondo o terzo anno, le trascurate, stili di vita diversi, pensieri diversi, critiche su, per esempio, posso un esempio, su alcune, si parlava prima dei matrimoni misti, pensavo un po' ai matrimoni misti quando parlavo della religione. Non è in termini assoluto, cioè certi matrimoni possono anche andare benissimo, per carità, quando si ha diciamo un'opinione diversa, ma spesso e volentieri non è così, perché se si uniscono religioni troppo diverse, su un'amministrazione quotidiana, metti musulmani e cristiani, cioè mm-hmm. sono elementi di rottura, non dico spesso, ma potrebbe accadere, perché non condividi proprio la quotidianità. Anche l'alimentazione o proprio anche il modo di pregare, che è una parte importante per esempio per alcune religioni, perché praticante è molto importante, e quindi tutta un'educazione a dare ai figli. Sappiamo che nei matrimoni misti a volte si inizia una relazione magari affinché la persona che non è italiana abbia la cittadinanza, quindi su delle motivazioni che non sono motivazioni di conoscenza personale, ma sono motivazioni
diciamo, di competenza personale, diciamo. Ma posso pensare anche ad altre etnie. Quindi, ecco, no, non c'è nessuna garanzia in un rapporto di coppia, che può evolvere e può finire, va Stiamo, bene? Angela, stiamo anche facendo degli esempi generali, Sì, plan, non è che stiamo pensavo, sì, dando facciamo dei spunti. collegamenti così per dire che comunque le separazioni avvengono su dei motivi chiaramente di conflittualità che non ti capisci più con l'altra persona, non c'è più quel Esatto. trasporto e potrebbe essere motivi religiosi, ma potrebbe anche non essere, dico, Potrebbero quando essere sono. motivi religiosi, potrebbero essere motivi relazionali, Ma potrebbero potrebbero essere essere, si parlava di tradimento, il Potrebbero tradimento, per essere esempio. tradimento, potrebbe essere un Appunto. conflitto interno che però fa di Esatto. mezzo quell'altra persona. Diciamo, le motivazioni Sì. Certo, potrebbero essere molteplici. Noi ne stiamo certo. dicendo alcune per fare, tra virgolette, degli Sì. esempi così generici. Adesso non penso che, e spero che chi ci ascolti non faccia questo esempio mutandolo in se stesso, perché non c'entra No, niente. no, 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 ovviamente Quindi. le motivazioni sono tanti, però estremizzando, quando ci sono delle visioni della vita per motivi, diciamo, culturali o motivi personali che poi sono troppo diversi, nonostante ci sia l'amore che comunque ha cimentato la coppia, l'amore si nutre, parliamo di realisticamente, l'amore si nutre anche chiaramente di visioni di vita comuni e quando ci sono troppe divergenze o troppe anche infiltrazioni, metti quando si mischiano i parenti, Oh, qua la suocera non ecco, a per proposito dei voler conflitti, male, pensiamo non per alla voler suora. male alla suocera, ma quando si inserisce a gamba tesa. Si è visto, guarda, che uno dei motivi, no, cioè uno dei possibili motivi della separazione, non in quanto la suocera in se stessa, salviamo le suocere, che alcune sono veramente come delle mamme, No, ma se alcune sono meglio delle delle mamme. mamme, esatto. Alcune sono meglio delle mamme, Però per carità. il secondo, addirittura c'è una ricerca dimostrata, ha stabilito che uno dei fattori stressanti della coppia potrebbe essere anche i cognati, sono nati dopo la suocera. Appunto. Sì, non è proprio uscita la statistica, ma non è tanto la suocera in se stesso il cognato, è proprio il fatto che qualcuno dall'esterno venga a sindacare sulle mie scelte. Quindi il bambino mi sceglie Esatto. la scuola, quindi è un elemento di stress. Quando la coppia non è salda, devo dire, e così avviene, uno dà ragione alla madre piuttosto che al padre e quindi si nota una certa immaturità, perché se tu sei in coppia devi dare comunque ragione e tirare acqua al tuo mulino, la tua famiglia è il tuo mulino e non puoi dare ragione alla famiglia di origine. Qua c'è un problema, si dice, di svincolo. Più che altro, quando che si è in coppia, le decisioni della coppia spettano alla coppia. Che poi ci Esatto. sia una discussione interna alla coppia, cioè, mo, per esempio, io e te stiamo insieme, è un esempio ovviamente, non ci stiamo insieme, è un esempio, però se io e te stiamo insieme e io e te abbiamo una divergenza su un qualunque rapporto, su qualunque tipo di cosa, il rapporto è tra me e te e ce la vediamo tra me e te. Se si va a inserire nonna, mamma, zio, diventa una guerriglia, non diventa più un rapporto. Quindi è normale che sia così. Però un attimo, Sabino, io ho parlato a psicologo giustamente perché questo chiaramente accade in life, però dobbiamo andare al di là. Perché io faccio inserire la mia famiglia di origine? Il problema non è tanto Esatto, che si, bravissima, capito? Sì, bravissima, la psicologia insegna bravissima. questo. Ma infatti è Infatti. quello. Quando che tu vai diciamo, a relazionarti con il tuo partner, che sia uomo o donna, non ha importanza assolutissimamente, Assolutamente. è il rapporto di coppia, non si deve inserire nessuno. Io era una cosa che detestavo quando che litigavo con i miei partner e puntualmente qualcun altro si inseriva, dicevo, oh, ma tu che c'entri, che fai i fatti Ah, tuoi? guarda, ti direi di più. Allora, la tentazione di introdursi un po' per fare un po' pettegolezzo, per controllare le persone, purtroppo fa parte della natura umana. Credo che non possiamo evitare che le suocere o chi per loro, anche la ma tua madre stessa, Ma possa guarda venire a che dire anche le non tanto. sorelle, anche i Sì, le sorelle, i fratelli, cognati, anche i appunto. nonni, Sì. tutti si Sì. inserivano. Dobbiamo noi, allora, la vita purtroppo non possiamo controllare tutto e quindi fonte di stress ci sono. Il problema è come affronti lo stress. Se una Esatto. coppia interna è unita e fa alleanza tra se stessa, c'è come una specie di barriera e tutto il resto ti tocca fino a un certo punto. Certo, dipende anche Esatto. da quanto intensa e da quanto frequente l'ingerenza, perché certamente tu, faccio un esempio, c'hai una suocera invadente, ce l'abbiamo con le suocere, ho una madre Abbiamo due suocere invadente. stasera ci Cioè, andiamo con le mi è suocere. venuta così, non ho preparato la No, scaletta molto vabbè, ma larga, diciamo. cambiamo il Ok, suocero. Diciamo il è il suocero. suocero, o la madre o il padre è invadente, che lo sa, che lo sanno, che lo sono da sempre, se lo sono anche Ok. usato convivente. Ok, e tra l'altro abiti vicino,
Cioè, dobbiamo considerare anche la psicologia, è molto influenzata dalla sociologia, cioè anche dagli spazi fisici. Se tu, una cosa è che tu sei, io sono a Palermo e c'ho mia madre in Valente a Milano, faccio un esempio, davvero, per quanto sia invadente, può fare relativamente poco. Nel senso, perché fisicamente potrebbe anche fare tanto, perché comunque c'è anche l'ingerenza virtuale, cioè diciamo, ti ricordi lo stalking? Esatto, sì, Però magari io. non so come hai fatto, ma te lo stavo per dire. Perché ma ci capiamo, ma siamo in sintonia. Però Te è lo così. stavo per Certo, dire, comunque da andiamo avanti. psicologo non dovrei dire questo, però magari c'è l'aggravante del contatto fisico, te la trovi accanto e ti viene l'idea che magari devi passarla a salutare, quindi è un attimo più imbarazzante non sapere tua madre, non farle sapere quello che fa. Però dico, se la giocano anche, diciamo, l'aspetto, diciamo, vessatorio diciamo, dei parenti anche online, quando sono lontano. In ogni modo. E se tu non lo permetti, nessuno ti invade lo spazio, perché con le Esatto. tecniche giuste, cioè fatti tuoi, la tecnica, cioè fatti tuoi, diciamo, li L'undicesimo elimini. comandamento. Ok, ma se tu sei propenso a essere un po' debole, un po' deboluccio, quindi a essere soggiogato, perché tua madre è importante, che la mamma è sempre la mamma, insomma, essere anche un po' bambino, cioè bambinone o bambinona, evidentemente ti trovi, diciamo, in difetto. Io proprio mi sto. Mi viene in mente una storia vera, che non è favola questa, di un paziente, di un cliente che ho seguito tempo fa. È una storia che raccontata sembrava proprio una storia tipo dei Simpson. Effettivamente è così. Addirittura. Dei Simpson, sì, avevo avuto in me questa, ma lui diceva, sembrava la famiglia Simpson, diceva questo signore, insomma, è ricordato di te. Ovviamente, la separazione era dovuta, separazione più che altro in casa, perché comunque non erano separati formalmente. Cioè, questa coppia era coppia da 25 anni. Sulla carta, e lui però lamentava il fatto che effettivamente la vedeva poco, perché questa donna, in questa sua moglie ufficiale, cioè, era praticamente tipo tre quarti del tempo a casa della madre, che abitava sopra. La madre la chiamava perché in quel momento aveva difficoltà, o aveva anche ricatti emotivi, un po' esagerava forse anche le malattie, secondo lui, questo è il suo punto di vista, e quindi non la vedeva mai. Cioè, neanche poteva dirle è colpa tua, la prendeva per mammona. Ora, ovviamente, dico, questo te ne potresti accorgere anche un po' prima, quindi c'è anche da parte dell'uomo in questo caso diciamo, una conflittualità interna. Però sono casi estremi, però effettivamente se tu dedichi del tempo a un'attività, a una persona, e più del tempo del tuo coniuge, evidentemente è un rapporto con l'altra persona, con l'altro interesse. Se tu vai in palestra, faccio un esempio del narcisista, perché ne abbiamo parlato, Sì, e preferi, narcisista mi piace, ci so, dimmi, dimmi. perché lì siamo, cioè le separazioni avvengono perché fondamentalmente non c'è più un noi, o non c'è mai stato un noi, e quindi c'è Esatto. tutto sbilanciato sull'individuo, sull'io. Io faccio questo, prima vengo io, e la palestra, come potrebbe essere l'impegno di lavoro, l'emblema del io scappo anche mentalmente verso altre cose, e quindi te manco di considero, cioè il rapporto è finito. Io però mi devo chiedere da psicologo se è finito o è iniziato, perché se un rapporto è saldo su delle basi, non termina così da un giorno all'altro, c'è stato un allontanamento Esatto. progressivo, esatto. Quindi le separazioni conflittuali, per tornare all'inizio, sono quando comunque uno dei due o tutti e due non accettano che la separazione sia finita. Quindi in realtà c'è un amore che si è trasformato in odio, un rancore. Comunque c'è un legame. Cioè nelle separazioni conflittuali abbiamo un doppio legame, cioè nel senso io in realtà ti voglio inconsciamente perché non ti permetto di farti la tua vita, però ti voglio distruggere perché ti hai distrutto la mia vita. Quando si dovrebbe capire che due coppie, cioè anche se sei coppia, siete in due individui diversi, quindi può essere che la vita non va, è ognuno il 50% di responsabilità, questo diciamolo, in ogni separazione, perché sei in due, 50 e 50, diciamo. Certo. Quando si è immaturi si dà sempre 90 la colpa e si guarda praticamente la pagliuzza negli occhi, diciamo, non si guarda la trave nell'occhio, insomma, mi ricordo così, comunque. Esatto. E si tende a esagerare. Più devo dire in Si generale guarda la l'uomo, pagliuzza dell'occhio dell'altro, ma non si guarda la la trava trave nel proprio. problema, sì. Quindi però di Non più ti è preoccupare, l'uomo. ci sono io. Beh, tu sei Treccani, faccio. Quindi è più, diciamo, Esagerata l'uomo adesso. è più l'uomo che tende a diciamo colpevolizzare la donna, ma devo dire sono anche dei casi di donne che se la cavano benissimo e fanno ostruzionismo, fanno di tutto per non fare vedere i figli, in questo caso, al
coniuge, quindi sì, ne possiamo, ne poss- l'aggressività maschile e femminile. Però ecco, quando tu senti dire, ah, questa mi ha rovinato la vita, oppure, ah, ma io non le do il mantenimento, neppure morto, anche perché comunque il mantenimento aspetta i figli, quindi questi discorsi di mantenimento... Cioè, non fai torto a tua moglie, fai torto ai tuoi figli, comunque... Però, ecco, chi si separa in maniera conflittuale non è talmente accecato dall'odio o dalla rivalsa che non capisce che proprio finisci di fare il coniuge, ma non finisci mai di fare il genitore. Esatto, quindi, esattamente. La separazione conflittuale ti acceca, ti rende talmente astioso, talmente appunto pieno di ira, che non ti permette di capire che tu comunque hai messo al mondo un figlio, è quello che sarà, cioè un figlio è per sempre, come si dice, no, un figlio è un dono. Angela, se fossimo leggermente, non dico ovviamente tutti, però gran parte un pochettino più maturi, un pelettino, non dico tanto, un pelettino più maturi, tante cose si potrebbero anche evitare. Io, per esempio, nelle mie storie l'ho chiesto sempre abbastanza bene. Sì, poi c'è stato qualche attrito, ma robetta, diciamo, di poco conto. Sul momento sì, ha fatto male, perché l'attrito fa sempre male, però diciamo che se è una persona un pochettino, un pelettino più matura, la chiude abbastanza bene la relazione. Se invece è proprio lo scaricatore di porto, senza offesa per chi lo fa come mestiere, allora si fa avanti così. Diciamo che la maturità è qualcosa che non puoi, cioè la maturità o ce l'hai o non ce l'hai, cioè la maturità avviene, maturità degli anni e del tempo. Se tu, dico 20 anni per dire, non dico 16 perché è piccolo, non dico 18 perché siamo ancora, ma se 25, 30, che poi a 30 anni magari sei già maturo per poter avere una relazione di coppia stabile, più o meno 30 anni, dico così, i tempi sono molto allungati oggi chiaramente, e se non lo sei maturo a 30 anni non lo puoi essere né a 35 né a 40, e quindi evidentemente in un rapporto di coppia, quando c'è l'amore che acceca, ti acceca nel senso che tu non vedi la persona e i suoi difetti, lo scopri, certo, col tempo. Però dico, più o meno si dovrebbe avere meno, come dire, il progetto sugli occhi, si dovrebbe un po' togliere, perché poi nel proseguo del tempo, se una persona è immatura, come tu dici, i segni li ha dati. Ti ricordo il narcisista, cioè il narcisista i segni li dà. Il narcisista ti fa vedere che è l'uomo perfetto e poi ti porta i fiori e poi dopo un mese non ti porta più niente, anzi ti fa capire che sei passato dal piedistallo ad essere la regina, ad essere a stare sotto le stalle. Esatto. E quindi questo è un segno di immaturità, un segno di estrema immaturità. Esatto. E quindi se poi tu non lo vedi, chiaramente è un problema di chi non lo vede. Però i segni ci sono, quindi non è che la persona cioè immatura poi diventa matura o matura diventa immatura, cioè si può cambiare, ma fondamentalmente se a 30 anni sei strutturato in una certa maniera resti così. Assolutamente. È anche vero che la vera coppia si nota sotto lo stesso tetto, perché è molto diverso, molto differente essere fidanzati, ognuno aveva la propria vita, e convivere con i calzini e il dentifricio, la lavatrice e tutto il resto, certo, com'è. Alessandro ci sta dicendo, ma anche le donne quando ci si mettono sono in massimo. Sì, certo, infatti noi stiamo parlando in tutte e due le cose, stiamo parlando assolutamente. Per esempio mia madre, che ha sempre visto me molto forte, difendeva i miei partner. Ok. Sì, diciamo che aveva una distanza, cioè il contrario, nel senso, esatto, cioè ti dava, però questo ti rende anche, questo è un aspetto positivo, perché ti rende anche più autonoma, cioè la persona diventa adulta quando non è troppo appoggiata dalla famiglia di origine, la culla, la zona sicura, quindi assolutamente, cioè, questo è un atteggiamento magari da verificare caso per caso, però certo, forse un po' meglio, a meno che le critiche non siano proprio, cioè deve difendere la figlia o il figlio in quanto è figlio, si deve difendere per partito. No, ma io ero contenta che difendesse a un certo punto gli dicevo anche, mammi, però cioè, quando che hanno torto difenderli è un po', scusa. Si faceva prendere la mano. Però sicuramente diciamo, se un genitore obiettivo è una persona che ti aiuta a crescere in autonomia. Assolutamente sì. E quindi diciamo è da apprezzare. Nelle separazioni ho visto anche come consulente di parte, cioè parizia per, sia in tribunale, comunque diciamo affiancato agli avvocati,
Le separazioni sono un discorso conflittuale, è un problema sempre o di ingerenza, cioè si immischiano appunto i parenti, o comunque le due persone hanno visioni della vita completamente diverse, o sui figli scoppia la coppia, nel senso che uno vorrebbe scriverlo al calcetto e l'altro non se ne parla assolutamente, uno vorrebbe scrivere a danza e non se ne parla assolutamente, al liceo classico e invece lo puoi scrivere al liceo, che ne so, artistico, faccio, non è tanto il liceo in se stesso, è proprio il percorso di vita che pensi per tuo figlio. E quando c'è l'amore, in realtà l'amore solido si cerca il meglio per il figlio e quindi si dovrebbero togliere le divergenze. Però è talmente importante come siamo cresciuti in famiglia che quando abbiamo un'idea precisa su quello che vogliamo per noi e per il nostro figlio, un'idea precisa nel senso anche un'idea un pochettino anche, diciamo, un po' fissa, quindi rigida, diciamo, è difficile mettersi nei panni degli altri. Quindi è sempre meglio essere Assolutamente. flessibili. Ok? E quindi lì la coppia insomma è tutta una mediazione, un dialogo. E bisogna avere rispetto non soltanto per le idee dell'altro, ma anche per il fatto che effettivamente se tu dici a tuo figlio, tu farai il medico piuttosto che farai un'altra cosa, in maniera rigida, senza dargli la possibilità di scegliere, allora lì stai facendo un torto anche a tuo figlio, a parte a tua moglie. Quindi è facile parlare quando sei in situazione. Se tu vieni da una famiglia Assolutamente. molto rigida, è difficile avere una coppia perché nella coppia ci vuole flessibilità. A parte che oggi i tempi sono cambiati, quindi il rapporto con i figli per essere ottimale dovrebbe essere basato, diciamo, sul dialogo e non sull'imposizione. Perché i giovani di oggi Infatti, sono un po' lì, anche molto, diciamo, hanno molti stimoli, scelgono e conoscono. Quindi no, non siamo più ai tempi dell'autoritarismo quando i genitori imponevano, anzi, i figli si ribellano. Quindi a maggior ragione imporre oggi come oggi. Sento sempre di meno dire mio padre vuole che io faccia il medico, vuole che io faccia l'avvocato necessariamente. È anche un bene, certamente, scegliere più opzioni. E certo che quando sì. siamo molto rigidi, invece, specialmente la madre difende il figlio vuole difendere la madre contro il padre, insomma, succedono situazioni un pochettino particolari. Conflitti familiari. Sì, e si parla. Così, diciamo, ti dico la definizione psicologica di conflitto di lealtà. Il conflitto di lealtà è quando la separazione conflittuale avviene quasi sempre, per un discorso di rabbia, l'uomo o la donna, spesso la donna, diciamo che mette in cattiva luce, il marito, l'ex marito, per un discorso proprio di vendetta. Quindi potrebbe dire: ma lui ti tratta male, parlando al figlio, oppure addirittura di' a tuo padre. Al tuo ex coniuge o separato, che questa cosa, perché non gli parlo? Quindi tu deleghi, dai praticamente al bambino una responsabilità che non gli compete, perché potrebbe avere 6-7 anni e senti su un mediatore, lo metti a sandwich, si dice, ce lo fai diventare, lo rimpalli, tipo pacco postale. Quel ragazzo o bambino sviluppa un senso di inadeguatezza e di colpa, perché non sa chi deve difendere, ama tutti e due, ma spesso è costretto, specialmente se vive in casa con l'affidatario, che sarebbe la madre, a difendere la madre perché ci vive. E io ho sentito storie di ragazzini anche di 6-7 anni che dicono a un certo punto: non ne possono più, sono stressatissimi da morire. E dicono: io mio padre non lo amo più, che è un'aberrazione, non lo amo più perché tu amerai sempre tuo padre. Aizzati dalla madre in questo caso. E quindi si trovano davvero a grosso disagio, sviluppano ansia, depressione. E questa che alcuni chiamano sindrome dell'alienazione parentale, alienazione perché il padre diventa in questo caso l'estraneo, il cattivo colpevole di tutto, è una vera e propria patologia. È deriva dall'immaturità della madre, per cui il padre diventa il cattivo, quello che non ti porta a prendere il gelato, quello che non ti. In realtà non ti porta a prendere il gelato, probabilmente tu stesso lo istighi, quindi lo fa diventare un nemico, quindi quando ti porta il gelato il bambino si blocca, la bambina si blocca e gli dicono: ma mi fa del male, pensa male di me o non si cura di me. Io ho visto anche situazioni, diciamo, nella clinica in cui gravi, comunque gravi, diciamo, di questa separazione, in cui la madre, per esempio, bloccava le chiamate in entrata del padre, o diceva: il padre non ti ha cercato, quando il padre aveva effettivamente cercato questo bambino, questa bambina, in modo da avere un potere e vendicarsi di essere stato abbandonato, tradito dall'ex coniuge. Quindi capisci qual è la situazione? È una situazione in cui ci perde il bambino. Cioè, il problema è Certo. che qua i minori, quello che dice il giudice in ogni sentenza, che si deve agire per il supremo interesse del minore, nella separazione conflittuale si dice sempre per il supremo interesse proprio, purtroppo,
Molti si chiedono: ma che genitori sono? Perché poi si sente dire: ma questi genitori sono? No, allora, si tratta qui di una competenza genitoriale che non si è sviluppata, perché Certo. è molto male. Quindi dobbiamo aiutare invece noi psicologi, insomma, gli operatori sociali, a mettere in evidenza il fatto che un figlio è per sempre, come dicevo, e bisogna essere, come dire, i conflitti, i panni sporchi si lavano tra i coniugi. Cioè, queste Bravissima. litigate, queste grida davanti ai figli sono deleterie perché i figli sviluppano tutta una serie di sintomi. E quindi, Esatto. diciamo, bastonare, no, bastonare no, però fare un bel corso di formazione, sostegno psicologico ai genitori, questo sì. Assolutamente sì, ma parlando dei figli appunto, perché hai entrato un pochettino il tema, parlando dei figli, quali potrebbero essere le relative conseguenze più o meno gravi del fatto di una separazione conflittuale o anche molto conflittuale? Diciamo, partiamo da una cosa poco conflittuale a molto conflittuale. Allora, diciamo, si è visto intanto la ricerca che, superato un anno, 2 anni, diciamo in generale, una separazione non tanto conflittuale, non ci sono grandi problemi, grandi sintomi. Quando la separazione è conflittuale, quindi quando le grida, le urla, i ricatti accadono nel tempo con certa frequenza, sintomi sono, detto, sintomi di ansia, disturbi depressivi, disturbi scolastici, il bambino che non riesce a concentrarsi e magari cala il profitto. Senso di, appunto, vendetta nei confronti del genitore, non voglio vedere il mio genitore, lo odio, a volte arriva a dire questo, lui non mi vuole bene, quindi di conseguenza per me sei morto, si dice così, si potrebbe dire così. Quindi proteggere un genitore e denigrare l'altro, soffrendo perché dentro lo senti che comunque ti manca. Detto in alcuni casi, quando c'è il diritto di visita e un genitore viene a trovare, il bambino non si fa trovare, oppure finge di essere da un amico a giocare in una festa. Gli incubi notturni. Il problema quindi non è tanto né 1 o 2 anni, ma l'intensità del conflitto. Cioè, se questo bambino viene sottoposto a continui lavaggi del cervello, a continui rimandi, padre non ti ama, non ti ama, ti crederà che comunque il bambino ha bisogno di amore. E se una madre con cui vivo mi dice questo, probabilmente sarà vero. E poi non posso dispiacere mia madre, che magari mi abbandona pure lei, per cui Certo. sceglie sempre per il male minore. Ma se la separazione è mite, cioè i genitori tutto sommato non gridano tra di loro, si risolvono i panni sporchi tra di loro, ecco, diciamo, non gridano davanti ai bambini, i bambini non assistono e spiegano in maniera anche civile che comunque la relazione di coppia è finita perché può finire, ma l'amore non finisce per un genitore, per un figlio non finisce mai. I bambini, si è visto, in genere in un anno non hanno grossissimi problemi né scolastici né di, diciamo, di tipo psicologico. E viceversa, invece, anche dopo un mese di queste lotte continue possiamo avere problemi. E ti dico ancora di più: non tanto le separazioni, noi parliamo di separazione, però forse il titolo doveva essere la separazione emotiva, perché tu puoi stare tranquillamente con un matrimonio sulla carta meraviglioso da 30 anni, meraviglioso, da 20 anni, 15 anni. Dentro il bambino assiste ad un gelo emotivo. Silenzi, genitori che non si Assolutamente sì. parlano, non si baciano, non si toccano, ma da anni. Questo è per i figli abbastanza cioè scompensa molto, perché tu comprendi che c'è qualcosa che non va, cioè anche il non baciarsi, anche il bacetto, o anche le effusioni, quelle che devono essere, diciamo, l'emblema di coppia, della coppia, certo, magari cambia intensità, però quello è fondamentale. Quando vedi che le persone poi arrivano è come se fossero fratello e sorella, diciamo anche O anche davanti a peggio quando vedi gelo tra la coppia. gelo, quello sì, gelo proprio dalla faccia, basta che vedi il non verbale, il bambino, anche se è molto piccolo, comprende benissimo che c'è una ritenzione. E cosa fa? Non capisce, non può capire che è un problema degli adulti, ma l'attribuisce a se stesso. Dice: ma io Esatto, cosa posso bravissimo. fare per mantenere uniti questa coppia? Io che c'entro? E fa il cosiddetto ponte. Il bambino si mette in mezzo, fa il mediatore, diventa un adulto, si parla di adultizzazione precoce. Non gioca più, fa l'adulto, si arrabbia, date consigli ai genitori. Ho visto situazioni quasi paradossali in cui il Vero. figlio, e non so, Sì. anche adolescente, viene chiamato dal padre dicendo: figlio mio, di a tua madre di farmi rientrare in casa, nel caso di separazione conflittuale in cui ci sono questo yo-yo, in cui il padre viene buttato fuori di casa perché ha fatto quell'azione magari del tradimento occasionale, viene poi ripreso e poi rinviato al mittente. Sono queste situazioni, diciamo, da film, però in cui questo bambino viene sottoposto a uno stress allucinante. Cioè, non può occuparsi di se stesso, ma deve occuparsi di calmare
gli altri. Immagini dentro come stai, se sei sempre allerta, Oppure sempre quei bambini in che vivono perentoriamente il padre o la madre che continua a dire loro: a chi vuoi più bene, a mamma o a papà? Allucinante come concetto, ma proprio allucinante. E purtroppo sì. queste sono cose che veramente si vivono. Purtroppo. Comunque, Sì, andiamo avanti. diciamo, vabbè, diciamo, dire chi vuoi più bene è sempre un discorso di, dov'è? Di manipolazione, cioè significa, intanto non significa nulla perché non corrisponde alla realtà, perché comunque si può volere bene in ugual modo, come intensità, in maniera diversa, perché il padre mi dà qualcosa, la madre mi dà Bravissima. qualcos'altro, ma è una manipolazione, è una violenza, perché il Esatto, genitore bravissima. è efficace, il genitore efficace sa benissimo che che il figlio avrà sempre bisogno di entrambe le figure, ora Esatto. qua sessuale, omosessuale, come detto tu non ha importanza, però ha sempre bisogno perché ognuno dà una cosa diversa, si è generato in due il figlio, quindi non puoi screditarlo perché fai del male a tuo figlio, ecco la maturità Esatto. dove sta, bisogna essere veramente molto maturi e molto civili e molto adulti, per non invischiare questo bambino in questa, diciamo, matassa. Perché cosa provoca alla lunga? Una sfiducia nei confronti della coppia. Ho assistito anche ad adolescenti, 15-16 anni, quindi già adolescenti abbastanza grandi, donne Sì. anche, donne, ragazzine, con genitori conflittuali, dire in maniera anche fredda, è già questo da brivido, io non mi sposerò mai perché i miei genitori litigheranno, io litigherò anche io, quindi non... Cioè, ti blocca la prospettiva, potresti incontrare una persona con cui andare d'accordo, però già tu parti con i preconcetti, ok? Certo. E ti congeli, ti raffreddi, quindi se senti magari una passione, un amore, possibile amore per una persona, hai talmente tanta paura che diffidi pure della realtà. Quindi a un certo punto i Certo. genitori dovrebbero capire, capire, devono essere istruiti. Io metto sempre in evidenza questo, i genitori, cioè i genitori, noi abbiamo l'istinto biologico, chiaramente, cioè sia l'istinto biologico, questo dono della genitorialità. Ma come sono i corsi di preparazione al matrimonio? Che bei corsi di preparazione alla genitorialità, a partire addirittura dall'educazione familiare. Ma non si è nati né per fare la coppia né per fare i genitori, si impara. Quindi Esatto, c'è bravissima. l'umiltà di dire io ho dei miei limiti. Ecco perché i professionisti aiutano, come professionista neutro, a dire comportati col figlio, non come amico, perché non ci siamo, oggi come oggi siamo un po' società. Come diceva Bauman, liquida, ma dove ognuno fa un po' quello che vuole, assenza di regole, genitori parificati con i figli, e questo è gravissimo a livello educativo. Esatto, genitori che fanno gli amici, che per me è una Ma cosa allucinante. però guarda, attenzione, ma se un genitore, facciamo il parallelismo, un genitore dice, figlio mio, tu sei mio alleato, sei contro il padre, che sta facendo di me? Un alleato, quindi un amico. Non sta facendo il genitore, sta facendo un mio consolatore. Il problema di questi Esatto, bambini bravissima. separati, il problema di questi bambini separati è che fanno i consolatori degli afflitti, la madre o il padre, che sono un po' Bravissima, depressi, ok? Depressi bravissima. e arrabbiati. E questi bambini come diventeranno? Consolatori, ma loro come vengono consolati? Guardiamoci, il problema è questo, che chi consola può consolare Esatto. perché ha delle risorse, ma un bambino non ha risorse per autoconsolarsi, quindi lui apparirà molto accudente, ma soffrirà tantissimo. E invece di consolare, diventerà molto dipendente. Si è visto che questi bambini, o donne che consolano da piccoli, o diventano molto a tappetino, diciamo così, sempre, quindi non hanno una forte identità, quindi ti mettono in relazioni abusanti spesso e volentieri, oppure al contrario, sono molto rigidi, molto freddi. E quindi di solito o abusano, addirittura sono evitanti, scappano di fronte al coinvolgimento emotivo perché vogliono mantenere il controllo, e comunque insomma, chiaramente hanno un disagio. Quindi il messaggio ai genitori, cioè si addestrino a fare i genitori e a lasciare i figli a fare i figli, cioè a fare i capricci, a occuparsi delle frivolezze, e loro risolvono i problemi, diciamo, in separata sede. Perché? Si è visto dalla ricerca che le conseguenze sui figli sono soprattutto conseguenze di tipo relazionale. Cioè, quando questo bambino si troverà ad adolescente, avrà a che fare con una donna, con un uomo, con dell'altro sesso, vivrà nella sua mente questo schema del litigano in continuazione. Domani, ma chi me lo fa fare a mettermi con qualcuno? Perché questo, diciamo. Esatto. Io sento molti ragazzi dire questa cosa e sinceramente mi fa male perché quella è l'età, tra virgolette, del primo amore, l'età dell'evoluzione, è l'età delle farfalline nello stomaco, è brutto sentirgli dire
Non mi sposerò mai, non mi innamorerò mai. È aberrante, cioè dici, Guarda, oh, per mi questo arrabbio. motivo, ma per potersi innamorare bisogna avere una sicurezza interiore, okay? Che deriva dal fatto che Assolutamente. tu hai avuto l'opportunità di giocare, di sbagliare, di indovinare, di essere autonomo. E poi incontri una Esatto. persona e tu puoi scegliere la persona migliore per te in quel momento. Ma se tu non Esatto. hai sviluppato questa sicurezza interiore, preferisci invece di essere ferito, di ferire, soprattutto di essere ferito, evitare il problema. Ma ovviamente sappiamo che, Assolutamente sì. per carità, la coppia se non è obbligatoria, io almeno, come tutte le esperienze di vita, la faccio l'esperienza di coppia. Potresti anche stabilire che la coppia non fa per me, ma prima devo avere l'esperienza. Quindi essere Esatto. single per scelta, diciamo, scelta di chi, cioè, ti dicevo, la scelta si fa dopo che hai fatto l'esperienza. Allora scegli Esattamente. consapevolmente di stare. Ma chi è in una separazione conflittuale, se volesse veramente scegliere con maturità, dovrebbe dire il rapporto è finito. Mettiamoci una pietra sopra, iniziamo ognuno le nostre vite, io la mia, tu la tua. Nostro figlio nel frattempo si farà una ragione, perché dove diciamolo, i bambini, per fortuna loro, noi siamo bloccati certe volte. I bambini, se spiegati bene, se giustamente appresi con delicatezza, i bambini comprendono presto, è tutto, devo dire. I bambini hanno una flessibilità mentale. Se io spiego che l'amore cioè, che l'amore tra adulti può finire, anche se il bambino è molto piccolo, chiaramente col supporto anche dei nonni, con tutto un discorso dell'amore, della frequenza, il bambino supera abbastanza presto, cioè supera anche abbastanza bene il fatto che i due genitori non convivono. Il problema non è che non c'è il padre o la madre a casa, è meglio, e questo lo dice la ricerca, che stiano in case separate ma civili, che non nella stessa casa litigando in continuazione o appunto, diciamo, con questi silenzi. Quindi la separazione di per sé non è un problema. Il problema è quando è più problematico che non ti separi pur stando insieme, cioè stai insieme, litighi. Ti danno ogni giorno perché dici, tu mi hai rovinato la vita, eppure non mi separo perché mi voglio vendicare. E allora dico, la separazione è una liberazione quando tu capisci che appunto il nostro percorso di vita insieme è finito. E basta. Esatto. E qua ti faccio ridere, facciamo una nota comica. Hanno Nota inventato comica, vai. i confetti del divorzio, hanno inventato. Qualcuno si è inventato i confetti L'avevo del sentito da divorzio. qualche parte, allora è vero. Sì, sono i confetti, mi pare, rossi. Vabbè, questo ovviamente è goliardico, vabbè, per inneggiare al fatto che ci siamo liberati, vabbè, della zavorra Ma di chi non l'ha inventato. erano per il diploma, per la laurea quelli Ma rossi? non mi ricordo, vabbè, rosso, comunque, vabbè, del divorzio. C'è pure la festa. Addio Wow. celibato e divorzio. Notiamo come le relazioni che iniziano finiscono, è come il ciclo di vita. Inizia e finisce, dobbiamo festeggiare. In questo caso il celibato, addio celibato, festeggia l'ingresso dell'amore. Divorzio, diciamo, di un'altra L'uscita. liberazione. Allora, qua dobbiamo essere aperti di mente, perché è un metodo sociale. Spesso, Assolutamente sì. quando la separazione avviene civilmente e tu lo fai con convinzione e con la liberazione interiore, il sì, cioè, non è il problema di stare singoli, di stare in coppia, devi stare bene con te Esatto. stesso e con gli altri. Quindi, ben vengono le separazioni in cui ormai, diciamo, il rapporto è logorato e inesistente, quando i figli soffrono e si inizia una nuova vita per se stessi, con una relazione di coppia, ma non, è inevitabile, cioè la separazione, diciamo, nel senso di non accordo, quando è proprio ingestibile, tu dici non ce la faccio più, non abbiamo più canali di contatto, e allora veramente è preferibile darci un taglio invece di portarla alla lunga e provocare. Anche perché poi cosa succede? Stai tanto con una persona, ti separi, no? Non riesci a separarti e non sai neppure che hai iniziato a litigare, ok? Quindi Esatto. mettono in moto le cose, per cui poi è difficilissimo, c'è questa rabbia che si crea. Quindi sarebbe meglio darci un taglio netto, avere questa forza di dire, guarda, facciamo una fase di riflessione. Quando ho detto così, fase di riflessione è quasi finito il rapporto, perché No, non è obiettivamente qua, senza il quasi. è finito, infatti. Dice, di fronte a questo, obiettivamente, sappiamo tutti in retroscena, ecco. Esatto. Però quando abbiamo i figli è necessario farsi assistere legalmente o psicologicamente, perché i figli subiscono tutto il carico di questa conflittualità, e anche se non è espressa, cioè anche se sono questi silenzi, queste, ad esempio, ad esempio, dei Simpson, ti passo il sale, siamo a tavola. Ti passo il sale e ti sorrido, giusto? Così, amore mio, ti passo il sale così, tipo senza guardarti, mentre guardo il giornale, oppure ti guardo come se fossi una persona strana, dico, ok,
Oppure silenzi mentre si mangia, tipo soltanto le forchette che si sente, cioè delle cose che denotano una tensione, per cui poi cosa succede? Il figlio adolescente prende in camera e se ne va. E magari non mangia più, disturbi alimentari, perché questo poi è nella vita reale. E oppure disturbi dissociativi, si mette le cuffie per non sentire il rumore. Insomma, un bambino che, ed è urla voglio dire, un bambino che comunque avrà dei disturbi, avrà una fiducia nel mondo, una sfiducia nel mondo, ok? E quindi di conseguenza deve gestirsi il peso dei due genitori inefficaci e se lo porterà a vita, scegliendo magari persone che hanno pure problemi anche di altro tipo per consolarsi. In realtà sappiamo che per evolverci dobbiamo avere a che fare con gente, diciamo, con persone un attimo, non per fare la selezione, cioè bisogna fare un attimo migliori di noi, nel senso che per carità ci capiamo con persone che hanno avuto le nostre difficoltà, ma è preferibile camminare con persone che sono un attimo che hanno un attimo meno problemi di noi, nel senso che ci possono supportare o a cui una mano, ma neppure salutare in quanto tu sei una vittima della situazione, avere a che fare con persone che sono ancora più vittime di te e quindi diciamo più che aiutarvi mi affossate tra di voi, no? Quindi, esatto. Quindi ecco, ci affossano ancora di più. Affossano il termine tecnico. Per cui nella scaletta è questa, dico, avere contezza che sei genitore sempre e che ti fai aiutare, quindi essere umili diciamo nell'aiuto. Assolutamente sì. Ma esiste qualche corso alla genitorialità, Angela? Allora, come sì, diciamo, dei corsi organizzati da, diciamo, da associazioni culturali, sì, ci sono questi corsi, puoi accedere in qualunque momento, tutto quando i figli sono piccoli, diciamo. Corsi su come, per esempio, dire ai figli qualcosa. Angela? Angela, non ti sento più bene. Angela, sei in linea? Tranquilli, adesso torna, non vi preoccupate. Eccoci. Siamo? Sì. Sì, i corsi della genitorialità, mi sembra. Sì, sì. Sì. Quindi, okay. cosa dire al figlio, come gestire i capricci, come essere meno amici e più genitori. Insomma, il genitore è, anche Freud lo diceva, è uno dei mestieri più difficili. Genitore, insegnante e psicologo, questo Freud lo diceva già nei primi del Novecento, quindi... Nessuno è nato imparato, ecco, diciamo questo, non è che il genitore deve sentirsi a disagio, perché è difficilissimo essere genitori in tutti i tempi, però di fronte alle separazioni conflittuali c'è una legge che vale sempre, il figlio deve essere lasciato libero di divertirsi, di fare i capricci, di essere monello se vuoi, e di non occuparsi dei problemi degli altri, gli adulti se li risolvono perché hanno la capacità, il bambino non ha la capacità di capire perché il genitore è arrabbiato, con l'altro genitore, perché pensa che sarebbe stato con lui e che lui può fare qualcosa, e che il figlio non fa mai abbastanza per i genitori, quindi sarà sempre sotto stress. E il bambino, siccome non ha chiesto di venire al mondo, il bambino ha diritto a sentirsi curato, anzi curato particolarmente. Qui entrano in gioco i nonni, entrano in gioco anche i maestri a scuola, tutti gli elementi che possono, diciamo, dare un affetto che magari il bambino non può avere. Quindi il messaggio è questo, non è che si è spacciati perché ci hanno genitori con ma non, magari non particolarmente, diciamo, competenti. Mm-hmm. Abbiamo altre risorse, però dobbiamo anche dire che i genitori sono i fondamenti dell'identità del bambino, cioè il bambino sfonda la sua identità sul rapporto con i genitori, che è il primo rapporto evolutivo. Certo. Quindi anche se abbiamo figure, sicuramente sono sostitutive, ma è preferibile che i genitori siano veramente, diciamo, che non abbiano quegli estremi che ti dicevo io, diciamo, dell'accusa, della minaccia, dello sparlare del coniuge, quindi questo di qua. Certo, non so se sono domande, diciamo, su questo, però, diciamo, come, diciamo, indicazione proprio quello di cercare di
di essere concedere un po' al figlio, per esempio, un regalino se ti comporti bene, se fai il compito, no? Dopodiché, però, anche dargli delle privazioni, perché deve capire che le cose si meritano, ok? L'importante del no. Esatto, perché fa crescere. Certo che sì. Dare anche la responsabilità al tuo coniuge, non dare troppo. E poi il genitore è sempre da a metà. Ci sono i nonni che danno molto, quelli hanno un altro discorso, che sono sempre, diciamo, Adoro i nonni. più bravi. E Sarà infatti, infatti, che non l'ho avuti, forse è per quello, però adoro i nonni. però appunto difendere la coppia, quindi difendere la coppia contro le ingerenze esterne e soprattutto essere onesti con se stessi. Io chiuderei proprio con l'onestà intellettuale, una Cosa maturità, bellissima che manca oggi, non ci manca. maturità emotiva. Ma se tu ami tuo figlio realmente hai avuto la fortuna di crescere in una famiglia in cui ti hanno amato, perché il problema è sempre trigenerazionale. Se tu sei un cattivo genitore, perché hai avuto un cattivo genitore, non è che ci sono alternative. Cioè, quindi se tu sei un cattivo genitore, non per tua colpa, perché io credo che, cioè, a parte situazioni di violenza, diciamo, particolare, disturbo quindi mentale, diciamo così, qualunque genitore vorrebbe il meglio per il figlio, e sta male perché non può darlo, no, o non capisce perché il figlio non risponda alle sue richieste. Però sicuramente un genitore che dà troppo, oppure dà troppo poco, screta l'altro e non lo fa partecipare, o dice: ah, vabbè, tanto il maschio non serve. Nel senso, la donna è fondamentalmente lui. No, siamo della bigenitorialità, diritti e doveri. Quindi, Esatto. anche in casa, diciamo, nelle faccende domestiche, sia la parificazione uomo-donna. Ormai siamo avanzati, siamo nel 2020, ok? Però quando Esatto. un genitore non sa, diciamo, sono delle conflittualità, oppure comunque non sa gestire il figlio, l'altro genitore deve intervenire. Cioè, non esiste che il genitore faccia soltanto il lavoro fuori e dentro non gestisca le relazioni, perché deve essere, diciamo, anche qua aiutato. Insomma, essere genitori è un percorso, è un compito. Si parla infatti di compito genitoriale, e che non si Assolutamente. finisce mai di imparare. Poi quando è finito un adolescente particolare, l'adolescenza è un momento particolare. Però Assolutamente. sicuramente io penso che un genitore, dico, per essere tale, ha tutta la buona volontà e quindi può riconoscere anche il suo limite. Mai trattare i figli cercando consolazione in loro, perché un figlio non ha gli strumenti per consolare e quindi diventa arrabbiato col mondo, diventa sfiduciato, e questo ormai è sicuro. Quindi bisognerebbe fare un passo indietro, ma io lo dico quando le separazioni sono civili, ma occupandomi di separazioni conflittuali, devo dire che in alcuni casi estremi, e parliamo all'estremo proprio, di affidamento esclusivo o addirittura di collocamento in comunità di bambini che non hanno subito magari abusi, con delle separazioni molto conflittuali, perché poi la separazione molto conflittuale ha il confine con l'abuso, dire al genitore che non ti vuole bene, o addirittura in alcuni casi di separazioni conflittuali fingere, è finto questo, mettere in bocca al bambino che il bambino è stato vittima di abuso sessuale, questo succede nelle separazioni conflittuali. Assolutamente sì, no, Io sentite diverso, sentite molte. consulente l'ho vissuta. Quindi questo è un confine anche psichiatrico della madre in alcuni casi. Quindi se proprio sono gli estremi anche di abuso fisico, di allontanamento, nei casi delle separazioni in cui ci sono anche violenze fisiche, quando i genitori sono in una relazione di conflittualità estrema, l'opzione che il tribunale può dare in estremis è quello di collocare il minore in comunità. E perché questo potrebbe essere un'opzione buona? Perché il bambino ha bisogno, e questo stabilisce la ricerca, non tanto di un padre e di una madre biologici, il bambino ha bisogno di punti di riferimento, che siano nonni, ma al limite la comunità è il momento in cui ci sono le regole, affettività, al limite, diciamo, è preferibile sempre avere genitori propri, perché sono esclusivi e si dedicano solo a te. Okay. Però sicuramente quello che interessa al bambino è ricevere un affetto da un genitore o da un sostituto che può dare. E il bambino ha il diritto di ricevere, diciamolo. Cioè, abbiamo la carta Assolutamente sì. internazionale dei diritti del bambino. Quando un bambino dà troppo, o si giustifica, o viene rimproverato, e tu vedi che arranca e elemosina l'amore, c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa Assolutamente che sì. non va. Il bambino, poi parliamo del lavoro minorile, lo sfruttato, siamo proprio a livello di. Però il pacco, la separazione è fondamentalmente il problema del pacco postale. Il bambino che deve gestire le violenze, cioè io non parlo con la madre perché mi ha rovinato la vita, parlacci tu. Cioè,
convincila tu, cioè questo è assolutamente destrutturante per un bambino che si sente invischiato e, non, e poi alla fine lo farà sempre, lo farà con gli amici, lo farà con tutti, non saprà più in realtà lui cosa vuole, perché vorrebbe dire fatemi fare il bambino, sono le vignette queste carine, fatemi fare il bambino, non lo può fare, Assolutamente. diciamo da questo punto di vista, quindi un po' di, con questa informazione magari dare un po' di campanello d'allarme, quindi essere ottimisti anche nei confronti delle separazioni conflittuali che si risolvano, magari vedendo che il bambino ha dei problemi, allora magari effettivamente lì, diciamo, l'istinto materno supera l'amore, quindi supera questo diciamo, Questo tassello, questa diciamo. aggressività, perché l'aggressività cieca. Cioè, tu ami il figlio, ma sei troppo accecato dall'odio che hai verso questo uomo che te l'ha rovinato la vita donna, e quindi Questa non donna. fai, no, non ti, sì, infatti, no, non ti chiedi, neanche ci arrivi cognitivamente quanto effettivamente questo danneggia tuo figlio, che ami comunque, Esatto. tranne in alcuni casi in cui effettivamente ci sono figli indesiderati, ma questo è un discorso che A appartiene più al reparto parte. psichiatrico, no? Più sono situazioni anche di violenza sui minori, ma questo non è il caso. Separazione conflittuale è il caso in cui non accetto il partner, non accetto una serie di cose, quindi chi sta oltre al partner con me? Il figlio. Quindi è come se io sono talmente stressato, diciamo, non so dove sparare prima, qui in giro c'è il figlio, su di lui vomito tutto, e questo bambino diventa proprio, veramente c'è l'immagine del bambino spazzatura, vomito su di lui e con le conseguenze che dicevo prima, disturbi dell'alimentazione, Sì, ma anche autolesionismo, si è visto con i bambini. assolutamente. Ok, quindi i sintomi si tagliano, per esempio le vene, le polsi, oppure addirittura compiono atti di bullismo, perché in qualche modo devono calmarsi, tra virgolette, rispetto a questa continua iperattivazione, diciamo. Assolutamente. Quindi non, più o meno questo. C'è la psicoterapia, però di coppia, però ovviamente sai cosa? Tutto questo è sempre d'accesso libero e volontario, cioè il genitore è, nel momento in cui si rende consapevole che di cambiare strategia, di avere a che fare con un bambino in maniera più, diciamo, con atteggiamenti più empatici, con atteggiamenti più adulti, deve fare chiarezza e iniziare un percorso, perché non si fa niente contro la propria volontà. Quando inizi un percorso per migliorare, ti metti in discussione, allora lì c'è la possibilità. Ma se devi fare qualcosa di forzato, solo perché dice, vabbè, così compiaccio l'altro, vediamo se magari ritorniamo insieme, ma dico, l'onestà è quella, se il rapporto è finito, è finito. Però abbiamo sempre il dovere, come genitori, che è genitore, di pensare al bene del bambino. Se il bene del bambino è separarsi, si deve fare tutto per separarsi e trovare ognuno un proprio spazio. Quel compagno nuovo, la compagna nuova, che si fa tanto parlare di questo, ma quando la separazione è tranquilla, si accettano, con difficoltà sempre, anche i nuovi compagni, per carità, col Assolutamente. tempo. Però, diciamo, perché il bambino, se lo spieghi in un certo linguaggio, col tempo capisce che i genitori sono felici così, lui si farà una vita, eccetera. Comunque la separazione è come fenomeno diffuso, dico, non fa più scalpore come ai tempi degli anni 50, quindi essere figli e genitori separati non dico che è diffuso, ma neppure è sottovalutato, quindi neanche più il bambino Esatto. si sente inferiore o strano oggi come oggi. Certo, se litigano, effettivamente in È continuazione si sente, brutto. diciamo, esatto. Perfetto, io penso di Ok. aver detto più o meno, non so, se sono domande, qualcosa che... No, non c'è niente. Allora, Angela, scusate, in conclusione di questa nostra, diciamo, intervista, che mi piace definire di più chiacchierata, ti Sì. senti di lanciare un messaggio o chiudiamo così? Beh, il messaggio appunto di farsi aiutare, no? Quando comunque in qualche modo ti rendi conto che questo figlio sta facendo troppo, cioè lo stai caricando di eccessive responsabilità. E fatti aiutare, cioè fare un passo indietro invece di dire figlio mio, decido io su tutto. Sentire anche la scuola, perché diciamo, la scuola, i maestri, i professori si rendono conto perché si vedono quando un bambino ha disagio, no? Calo dell'apprendimento, disturbi relazionali. Quindi ecco, collaborare di più con la scuola, perché se la scuola segnala, c'è un motivo. Io ho visto lavorando anche a scuola che i bambini che soffrono di un disagio di qualsiasi tipo, anche marcato, si nota, lo mettono in evidenza, i bambini subito hanno dei sintomi. Ma il genitore, se mi risponde, no, mio figlio non ha niente e nega il problema,
Oppure non è un problema mio, ma è il problema dell'altro coniuge, se partiamo veramente svantaggiati, cioè abbiamo, anche come operatore abbiamo delle difficoltà. Quindi più che altro è smuovere le coscienze, diciamo, o iniziare un percorso di psicoterapia, se proprio non si hanno queste risorse per avere consapevolezza, perché il bambino più passa il tempo, più non avrà capacità di sperimentare emozioni positive e contesti normali e quindi avrà un ricordo terribile della sua infanzia e quindi avrà relazioni future. Diciamo, rocambolesca per dire. Rocambolesca è il termine che mi è venuto, cioè non si fiderà di nessuno, ecco, diciamo, e quindi è una vita un po' segnata, un po' segnata, perché comunque cioè, alla fine le ricerche lo dimostrano. Separazioni conflittuali portano a problemi nell'80% dei casi, problemi duraturi, insicurezza, ansia, relazioni non durature, anche disturbi di tipo sessuale promiscuità, cioè varie ed eventuali, non sto qua ad elencarli tutti. Però ora l'informazione si sa. Quindi è meglio separarsi civilmente che non stare insieme a litigare. E questo è il messaggio, diciamo. Noi siamo partiti con Assolutamente. le separazioni che sono il problema del secolo. E siamo arrivati a dire separatevi qualora i figli, cioè qualora non siete più da beneficio per i figli, sì, un inno, tra virgolette, benevolo alla separazione quando questa è proprio inevitabile, avete esplorato tutte le opzioni. Quando tu la mattina ti alzi, faccio un esempio perché chiudo. E quella persona, il prima, pers prima idea che ti viene, o mi ha rovinato la vita, o ma quando se ne va, o ma. E nonostante tutti i pensieri positivi, questi sono troppo pesanti, allora vuol dire che il rapporto è concluso. E a Esatto, questo basta. punto, basta che tu non ti puoi rifare una vita nel frattempo, perché sei, diciamo, tesa a fuggire da qui, nascondere le cose, non dire, dico. E quindi, diciamo, farsi aiutare se proprio non si è proprio in grado, diciamo, un sostegno esterno, la fortuna di avere familiari che ti aiutano, che capiscono che la situazione è grave. E sono tanti, tanti, tanti contesti. Però, importante è che i figli siano salvaguardati, siano aiutati e si dia loro spazio per giocare, per sentirsi liberi, per sentirsi, diciamo, felici, per vivere una proprietà. Senza dover sentire quando arrivano in casa, urla dei genitori, o ah, non mi ha pagato l'assegno, situazioni, diciamo, appunto da film, diciamo così. Assolutamente. Quindi questo come messaggio finale. Ok. E quindi separiamoci con tranquillità, diciamo, diciamo Assolutamente. Ok, io ti ringrazio Angela come sempre. così. Grazie a te, Eli. Ringrazio chiunque è stato collegato fino a questo momento. Ringrazio i mi piace, ringrazio il commento di Alessandro. Vi ringrazio per tutto. Vorrei ricordare che c'è una convenzione ONU per i diritti dell'infanzia, Esatto. che è stata approvata nel 1989 e parla specificatamente di tutti i diritti dei bambini e degli adolescenti. Tra questi diritti, miei cari genitori, forse ignorate che c'è il diritto di sporcarsi, il diritto di dire la propria, il diritto di essere liberi e sentirsi bambini. E con questo concludo. Gli Appunto. altri diritti, Giocare, grazie. che giocare, eccetera, eccetera, andatevi a leggere da soli perché sono diversi. Va Sono bene? dell'89, ma sono tuttora validi, quindi va benissimo. Assolutamente sì, assolutamente sì. Non è perché Sono ricordarlo. stati approvati nel 1989, Giustissimo. se non erro era il 20 di novembre, però non vorrei dire un'eresia, mi sembra che era il 20 di Sì, è novembre. il diritto a essere bambini, il diritto a essere irrequieti, il diritto a vivere. Per fare esperienza diretta, perché l'esperienza diretta è quella che resta, non quella mediata. Perché se qualcuno mi dice che una Esatto. cosa è sbagliata, non serve a nulla. Io devo fare l'esperienza, cadere e rialzarmi con le mie mani, con le mie gambe in Esatto. questo caso, e così cresco. È così. Quindi Esattamente. niente, niente iperprotettività e neppure niente abusi. Quindi una visione, diciamo, in cui il figlio nasce da te, maturo, libererai, questo lo dicevo, libera, mi sembra, cioè non sono figli tuoi figli, figli sono figli, adesso non mi ricordo bene, comunque sono sicuramente figli del futuro, quindi tu metti al mondo un figlio con una missione di farlo diventare cittadino e di renderlo libero e senza Esatto. esperienza diretta non puoi, diciamo, farlo Esattamente. crescere. È un grande impegno essere genitori, quindi veramente si ci deve pensare con oculatezza. Nel senso di è come un compito di amore, ecco, amore gratuito che però deve essere un amore altruista. Se io Assolutamente sì. mi faccio consolare da mio figlio, io non sono altruista, ma sono assolutamente egoista. Quindi va Assolutamente. contro,
va contro il mandato genitoriale. Quindi facciamo un po' una istruzione dei genitori, ecco, pre-genitorialità, diciamo, il corso dei genitori. Esatto, sono veramente d'accordo. D'accordo. Ok, si conclude qui il nostro appuntamento con Omnia nella sua parte sociale, grazie della vostra compagnia. Scriveteci a eli.chio@outlook.it. Vi do la buonanotte e ciao a tutti. Un bacio. Buona serata. Ciao, ciao. Buonasera. Buonanotte, anzi. Buonanotte.